Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi, anzi buonanotte visto che si sta andando verso l'una. Allora, stasera ho avuto modo di vedere la partita Lazio-Verona, una partita che ha fatto vedere una Lazio un po' in ripresa. Non è stata a mio parere una partita entusiasmante, però sicuramente la Lazio aveva tutte le carte in regola per vincere stasera. E vincere stasera per loro è stato molto importante perché si riportano a ridosso della Roma e superano l'Inter, per cui si ritrovano ad essere quarti. Io credo che sarà un bel campionato fino alla fine per i posti Champions. Proprio stamattina parlavo in ufficio con un mio collega di lavoro, che lui è un interista sfegatato, il quale mi ha chiesto: secondo te chi arriva terzo e quarto? Io, sapete bene, mi conoscete, non ho l'abitudine di fare questo tipo di previsioni perché di solito non ne azzecco mai mezza, ma proprio mai, non sono il mio tipo di cose, non mi piace farle. Sicuramente, se devo parlare però sportivamente, dico che la Roma, se va un po' in forma nel lotto delle tre, è sicuramente la squadra più forte. La Lazio, se riprende convinzione in se stessa e smette di regalare punti a destra e a manca, secondo me ha delle grosse possibilità di arrivare quarto. Per quello che riguarda l'Inter, io credo che l'Inter dipenda soltanto dal momento psicologico, perché psicologicamente è una squadra a terra l'Inter. Deve rimettersi in carreggiata, perché secondo me le possibilità di poter arrivare al quarto posto le ha, e secondo me se la gioca con la Lazio. Però è chiaro che deve rimettersi in carreggiata e riprendere quella strada che aveva tenuto soprattutto nella prima parte del campionato. Fortuna o non fortuna non è quello che incide, voglio dire, quando alla fine le cose, come dico sempre, si compensano, per cui è chiaro che in questo momento secondo me le tre squadre, sia la Roma sia ma più che la Roma direi la Lazio e l'Inter, secondo me hanno i punti che meritano. La Roma invece secondo me ha qualche punto in meno di quello che merita, cioè non di quello che merita, di quello che io pensavo potesse fare. Sinceramente credevo all'inizio del campionato che a quest'ora sarebbe stata più a ridosso della Juventus e del Napoli. Sinceramente, alla Roma secondo me mancano almeno 5 o 6 punti, quelli che io gli avrei dato a inizio campionato. Detto questo, la partita di stasera ha fatto vedere, come dicevo, una Lazio in ripresa. Non è stata una partita spettacolare, è stata una partita molto, come posso dire, quadrata, una partita in cui la Lazio non voleva rischiare nulla e devo dire, insomma, via, dai, è stata una partita abbastanza lineare. La Lazio non si poteva permettere di non vincere, allo stesso tempo il Verona avrebbe firmato carte false pur di portare via un punto dall'Olimpico, ma è chiaro che l'ago della bilancia pendeva tutto in casa Lazio. La Lazio ha vinto, è tornato al gol immobile dopo un bel periodo di astinenza, mi sembra che abbia fatto, credo, fino adesso 20-22 gol, non so quanti ne ha fatti, quindi per un giocatore come Immobile sono tanti i gol, questo vuol dire che è un giocatore comunque che la porta la vede bene, la vede facilmente, se gli dai palloni buoni li sa tramutare in gol, questo bene per la Lazio. Pecchia dal canto suo ha una squadra palesemente costruita male, secondo me. Il Verona non è stato costruito bene e oltretutto a gennaio ha perso anche Caceres, che sarebbe stato sicuramente molto utile, e guarda caso è andato proprio dalla parte opposta, nella Lazio. Secondo me Caceres al Verona avrebbe fatto molto, ma molto comodo. Privandosi anche di quel giocatore, io credo che si sia un po' suicidato da solo il Verona. Non credo di potergli dare delle grandi possibilità di salvezza, sinceramente. Poi è chiaro che le sorprese ci stanno, guardiamo il Benevento, è l'esempio più classico, addirittura c'è chi dà ancora speranze al Benevento. Io, per gli amici beneventani, mi dispiace per loro, sono felice quando il Benevento vince, ma credo che abbiano veramente poche speranze di salvarsi. E secondo me il Verona forse sarà un gradino più sopra del Benevento, ma sinceramente anche per il Verona non è che do molte speranze di salvezza.
Per quello che dico che sarà un bel campionato fino alla fine, soprattutto oltre che per il campionato dove il Napoli sta giocando bene, sta ottenendo dei risultati meravigliosi, sta facendo un campionato da tanto di cappello, ma soprattutto proprio per questi tre posti Champions, tra Roma, Lazio e Inter, credo che sarà veramente una lotta molto molto interessante fino alla fine, da seguire con attenzione. Senza dimenticarsi che il Milan lontano 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 non è. Oggi sono soltanto 7 i punti che li distaccano dall'Inter e non dimentichiamoci che fra 2 settimane c'è il derby, per cui sarà fondamentale per l'Inter vincere per cercare di staccare definitivamente i cugini e lanciarsi verso il quarto posto. Allo stesso tempo sarà fondamentale per il Milan vincere per rientrare in quel giro Champions tanto agognato e al quale io sinceramente all'inizio del campionato, tutti ben lo sapete, che avevo messo il Milan nell'otto delle 3-4 squadre per poter arrivare in Champions. Quindi vederlo in questa posizione di classifica, non so, mi ha stupito un po' sinceramente. I risultati che sta ottenendo adesso non mi stupiscono perché secondo me sono nelle corde del Milan. Però per ritornare ad ambire ad un posto Champions, il Milan la strada ce l'ha ancora lunga. Praticamente non deve sbagliare più nulla. Le tre davanti devono continuare a perdere punti per poter permettere al Milan di rientrare. Detto questo, brava Lazio per stasera, bella vittoria, importante. Per il resto ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, buonanotte.